Ciao Denzo, hi Denzo. Ciao. Denzo, partiamo dalla partita di oggi, una partita trappola, ma avete portato a casa la vittoria. Denzo, tonight was a tricky game, but you brought home the 3 points. Yes, it was the most important to win this game, and we did a good job, scored two good goals, I think good penalty also from Lautaro, and we are very happy with the win. La cosa più importante era portare a casa la vittoria, siamo stati molto bravi, molto forti, abbiamo segnato un gol bellissimo per sbloccare la gara, poi Lautaro è stato molto lucido a segnare il rigore, quindi siamo tutti molto contenti. Denzel, come ti sei sentito stasera? Che emozione hai provato qui a San Siro? Denzel, how did you feel tonight playing at San Siro in front of all those fans? Yeah, I feel very great. I think it was a long time that I started and also played the 90 minutes, so I was very happy to play again today. And yes, it was very good also with the fans to play for in front of the fans, and yeah, I really enjoyed it. Era molto bello perché non partivo titolare da un po', quindi giocare qui a San Siro davanti ai tifosi è sempre una bellissima emozione, ma la cosa più importante era portare a casa la vittoria. Prossima domanda da studio, Marco, riporto io a Denzel. Sì, ciao Denzel, volevo sapere da lui, intanto fargli i complimenti per la partita di questa sera, la vittoria e per la sua prestazione. Volevo chiedergli qual è, in cosa si sta adattando di più, in cosa è cambiato di più in questo nuovo ruolo, in questa nuova posizione da esterno di centrocampo a 5 rispetto al ruolo che ricopriva prima di arrivare in Italia, che faceva il quarto difensivo di destra. Dove si deve adattare di più, in cosa deve secondo lui migliorare, e poi gli volevo chiedere quanto lo stanno aiutando i compagni in questo suo inserimento. Thank you. There are a lot of questions, but first of all, yeah, I feel good. I think the first months were with up and downs. To be honest, sometimes it was very good, played good matches, and then some matches where it was not really good. And I'm also honest to myself that I can play better. But yeah, I'm also human, and I try to improve every time. And I feel really good now. Also my teammates helping me very much, especially Stefan, but also Ivan, Aidin, a lot of guys, Lambrosio, and that's really important for me to integrate in the team, because I don't speak Italian, not yet. I'm busy with studying, but the fans didn't see my qualities yet, so I will show more. Innanzitutto grazie per i complimenti, io sono ben consapevole di aver avuto un po' di alti e bassi da quando sono all'Inter, io sono anche molto severo, molto critico con me stesso, quindi sono il primo magari a non essere felicissimo quando non faccio bene, ma piano piano mi sto ambientando, mi sto abituando sempre di più. Devo ringraziare sempre i miei compagni, da ovviamente Stefan De Vrij, ma anche Edin e Ivan, ma anche D'Ambrosio, che mi stanno sempre aiutando a ambientarmi, ma come dicevo la cosa più importante è giocare e portare a casa la vittoria. Thanks very much Denzo, grazie mille. Hakan also. E io anche vuole ringraziare Hakan Çalhanoğlu, che è passato in questo momento, il suo grandissimo amico Hakan Çalhanoğlu. Thanks very much Denzel, grazie mille. Eccoci in compagnia di Lautaro Martinez, grande serata, goal, assist e vittoria. A great evening tonight, goal, assist and the 3 points. Sì, importante perché abbiamo fatto una ottima partita, il campo non stava bene, il campo sinceramente non sta nel stato che vogliamo, non sta nel stato che possiamo fare il meglio nostro, ma soprattutto l'Inter ha fatto una ottima partita di pressione, anche loro si hanno messo tutti dietro e abbiamo trovato meno spazio del solito, ma abbiamo vinto, che era l'importante. Lauti, stasera avete centrato la terza vittoria di fila in Serie A, un segno di grande mentalità e grande continuità. Sì, credo che è un segnale importante per il campionato, un segnale che diamo pure tra di noi, perché abbiamo perso i punti che erano importanti dietro, abbiamo lasciato, ma ora stiamo recuperando e siamo lì a un punto della testa della classifica, che è il Napoli, e dobbiamo continuare a lavorare. Ora
ci aspetta una partita che sarà dura in campo loro e dobbiamo ancora fare meglio di quello che stiamo facendo. Ciao Lautaro, complimenti per la vittoria. Volevo chiederti quanto vi sentite bene in questo momento, perché a tratti sembra proprio che vi divertiate in questo momento a giocare, a proporre un calcio offensivo, a costruire tante palle gol. È veramente un piacere vedervi giocare. Ciao, buonasera, grazie mille. Sì, veramente, veramente così, come tu dici, siamo bene, siamo in forma, siamo contenti, siamo felici di stare giocando questo calcio, di che la gente piaccia questa Inter che è importante, perché siamo, come dici tu, offensivi, creiamo tanto e facciamo tanti gol pure, quindi è importante quello che stiamo facendo. Per portarlo avanti bisogna ancora lavorare con continuità e poi siamo sulla strada giusta, che questo lo vedete tutti, e niente, siamo contenti di lasciare a casa quelli tre punti che era importante questa sera, come detto l'altra volta, per continuare lì vicino a tutti. Ultimissima, Lautaro, poi ti lascio andare a riposare. Giustamente, questo momento è un tour de force. Cosa servirà per superare i prossimi ostacoli da qui fino a Natale? Servirà testa, servirà riposare bene, mangiare bene e pure fare quello che stiamo facendo per ottenere più punti possibile e finire con una buona, con un buon de anno, con una buona Natale con la famiglia e poi cercare di andare più avanti possibile. Allora, parto da questa statistica. Hai segnato 8 dei tuoi 15 gol in Serie A contro squadre liguri. 5 contro il Genoa, 2 contro la Samp e 1 stasera contro lo Spezia. Solo un caso? Penso di sì, non me ne vogliono appunto, ma io cerco di approfittare, di segnare quando con qualsiasi squadra, poi appunto coincidenza vuole che succeda contro queste squadre liguri. Roberto, stasera diventi il 13° marcatore diverso dell'Inter in Serie A questa stagione, un segno che tutti sono coinvolti in questa squadra. Sì, beh, questo è fuori dubbio, si è visto anche oggi, comunque eravamo un po' in difficoltà in difesa, chi ha giocato ha fatto benissimo, riusciamo a arrivare spesso alla conclusione con più giocatori, questo sicuramente facilita le prestazioni, facilita i tanti gol che stiamo facendo, quindi facilita anche le vittorie. Allora Roberto, prossima domanda da uno che conosci molto bene, ovvero Marco Andreoli, vai Marco! Ciao Roby, complimenti per la partita, complimenti per la prestazione, il gol. Volevo chiederti questo, qual è il segreto, se c'è un segreto di questa squadra in questo momento, perché sembra proprio che vi divertiate a giocare insieme, come hai detto te, chi gioca dà sempre il suo contributo, e forse proprio il gruppo in questo momento il segreto, un gruppo compatto, unito, dove non ci sono titolari, dove tutti si sentono importanti. Ma sì, penso questo sicuramente, come hai detto tu, siamo un gruppo solido, veniamo comunque da un anno in cui siamo stati campioni d'Italia, quindi sicuramente questo ci dà grande consapevolezza della nostra forza e quest'anno stiamo cercando di ripeterci, sono arrivati nuovi giocatori, però comunque sono integrati tutti alla grande, chi gioca, come hai detto tu, dà il meglio di sé e questo appunto ci porta a fare queste prestazioni e a divertirci in campo. Adesso Roberto, testa alla Roma. Adesso assolutamente, partita molto, molto importante per il nostro percorso, per la nostra continuità, per il nostro cammino appunto in campionato, quindi sicuramente sarà una partita molto difficile ma molto importante. Grazie e complimenti ancora per il gol. A voi, ciao Marco. Hey, don't forget to subscribe on our YouTube channel.